La sezione Italia Doc è molto interessante quest'anno perché davvero mostra lavori molto diversi tra loro, sia come tipo di narrazione che come struttura formale, quindi da documentari classici a dei documentari che sembrano proprio dei film, a dei documentari che usano materiale d'archivio per montare, quindi devo dire c'è una varietà notevole. Ogni giuria a cui uno partecipa è uguale e diversa. Quando l'anno scorso ho collaborato alla giuria del Lovers Film Festival, in realtà ho coordinato la giuria più che essere uno dei giurati, mentre questa volta sono uno dei tre giurati. È la prima volta che faccio una giuria dedicata al cinema, mentre ho fatto molte giurie di premi per artisti e anche giurie di video. Ero un po' preoccupata, devo dire che in realtà le modalità sono molto simili e anche parlando con gli altri giurati che hanno sicuramente delle competenze più tecniche su quello che è il cinema, ci siamo trovati abbastanza allineati e in realtà uno sguardo curioso e informato sulle forme creative della contemporaneità è uno sguardo adatto a giudicare dei documentari. Diciamo, il mio impegno principale è essere la direttrice di Artissima, la Fiera d'Arte Contemporanea che tiene a Torino poco prima del Film Festival e in realtà sono due mondi che sempre di più si accavallano. Diciamo che il digitale ha permesso a questi due mondi, spesso, soprattutto quando si tratta di corti, documentari o forme sperimentali, di accavallarsi. È come se gli artisti contemporanei avessero questo irrefrenabile desiderio di fare un film e sempre di più fare un film in qualche modo accademico, proprio con una struttura narrativa, e sempre di più invece chi viene dal mondo del cinema di destrutturare la forma cinematografica e creare delle opere, diciamo, quasi installative. Artissima quest'anno è stato un ottimo successo, abbiamo avuto un sacco di gallerie internazionali. Devo dire che la cosa bella veramente stimolante di Artissima come del Film Festival che comunque hanno questa vocazione alla ricerca. Il Film Festival addirittura, io ho lavorato a Torino tanti anni prima di tornare per Artissima, si chiamava mi sembra Cinema Giovane o qualcosa di simile e comunque ha questa vocazione di primi o secondi lavori dei registi, di andare a cercare opere prime ed sperimentazioni. Nello stesso modo Artissima è una fiera di ricerca, quindi questo è quello che ha accomunato le due esperienze e che forse fa di Torino un luogo dove la creatività comunque può un po' rischiare, essendo magari fuori da certi centri di produzione, offre delle occasioni anche a dei talenti emergenti di rischiare di più, cosa che magari in certe situazioni più established non farebbero. Torino è sicuramente una città in cui c'è un rispetto e un desiderio di guardare al contemporaneo. La città, devo dire, ha deciso molto prima di una moda verso l'arte contemporanea di fare del contemporaneo la sua vocazione. Questa è una cosa che succede da quasi 20 anni a Torino. La fiera in particolare esiste da 24 anni. Quindi sicuramente c'è un'attenzione, dall'altra sicuramente siamo un paese in cui la cultura del contemporaneo, che sia arte, ma in qualche modo anche del cinema, è fatta da appassionati e addetti ai lavori, nel senso che le nostre strutture formative sono spesso ancora indietro, cioè diciamo che è un fenomeno degli ultimi 5, ottimisticamente 10 anni in cui si vede un rinnovamento nelle scuole. Io conosco bene soprattutto la formazione delle arti, ma credo che quella del cinema o sperimentale sia simile. E quindi spesso quando si ha a che fare con persone non dentro questi mondi culturali, sono completamente fuori. Ci sono dei modelli diversi, non so, le università americane hanno tutte un museo d'arte contemporanea, un cinema interno in cui le cose sperimentali vengono viste e quindi vengono viste anche da chi si laurea in economia, da chi si laurea in legge e quindi non so come dire, non è permessa un'ignoranza verso le forme sperimentali. Questa è una cosa in cui l'Italia, secondo me, può ancora migliorare. Sicuramente c'è una grande contaminazione tra il mondo dell'arte contemporanea e del cinema. Prova ne è che spesso giovani artisti decidono di fare dei cortometraggi che nel mondo dell'arte sarebbero dei video, e presentarli ai film festival come primo canale di diffusione, perché magari è difficile con un'opera sperimentale video trovare una galleria che ti rappresenti e riesca a vendere questo lavoro a dei collezionisti o a dei musei. E dopo anni che magari l'opera vive nei festival,
l'artista delle mostre, dove inserisce anche quest'opera e quindi entra nell'alto circuito, ma in maniera abbastanza fluida gli artisti passano da un circuito all'altro. Un esempio, e me ne vengono tanti, Yuri Ancarani è un artista che in Italia, nella scena dei giovani artisti italiani, che era anche presente in Fiera nel Deposito, è un artista che gira molto nei film festival e che in un certo mondo è considerato un giovane filmmaker. Inverno Muto sono questo duo che era in fiera nella sezione sperimentale, anche loro stanno preparando dei cortometraggi per i festival, quindi direi che è assolutamente fluido il passaggio. È ovvio che quello che cambia è la modalità di fruizione, cioè una cosa è un cinema dove tu entri, ti siedi e in qualche modo hai un rapporto immersivo con un'opera d'arte, un altro è un'opera proiettata in uno spazio in cui tu entri quando vuoi, stai quanto vuoi, guardi e esci. Spesso i lavori forti reggono le due modalità e anzi, non so come dire, è difficile anche decidere qual è la modalità più interessante. Sicuramente è un'occasione il poter stare a cavallo tra i due mondi, molto interessante, ma direi che sempre di più questi mondi si stanno unendo e sempre di più diventa difficile tenerli separati. Ho studiato lettere in Italia e poi sono andata negli Stati Uniti a fare un master e poi ho cominciato a lavorare nelle istituzioni, un po' all'estero, un po' in Italia, ma sempre occupandomi d'arte contemporanea. Però quello che è interessante è che in realtà se tu studi arte contemporanea non puoi non studiare la nascita del cinema surrealista. Ancien Andalou è uno dei film che devi vedere, Stan Brakhage lo devi vedere, le prime, quando nascono le handicam, il mondo dell'arte si trasforma completamente, Bruce Nauman inventa l'idea delle performance, dell'installazione a circuito chiuso. È ovvio che c'è in quel momento il mondo dell'arte prende le handicam e quindi gira su un circuito di autoproduzione, cosa che invece la pellicola per un po' di anni separa i due mondi, perché la pellicola era molto costosa, quindi dovevi avere dietro una filiera produttiva di un tipo diverso. Col passaggio al digitale è come se i due mondi fossero tornati di nuovo a parlarsi in maniera automatica, e dall'altra invece certe mostre che si vedono nel mondo dell'arte, cito la mostra di Damien Hirst alla Fondazione Pinault a Venezia, dimostrano che il mondo dell'arte ogni tanto è più simile al mondo di produzione hollywoodiana, è una mostra che implica un processo produttivo molto diverso a quello solito di un museo, e ogni tanto ci si interroga se parte del mondo dell'arte con questi mercati e queste dinamiche non si avvicinerà di più a un meccanismo in cui invece della galleria dove viene mostrato un oggetto in uno spazio ci saranno dei producers che mettono in piedi delle produzioni molto grandi. Ma devo dire, nel momento di preoccupazione per le trasformazioni, comunque è vero che esiste Hollywood, ma è vero che continua a esistere anche il cinema indipendente, i documentari e il cortometraggio, quindi sicuramente l'arte sta entrando in una modalità, una trasformazione che prima non c'era. Prima c'era solo quella indipendente, se si pensa fino a 20 anni fa non esisteva l'idea di diventare un triliardario facendo l'artista, se ti andava bene ti mantenevi. Invece è successo anche questo nel mondo dell'arte, quindi di nuovo i due mondi si sono avvicinati in un altro senso.